Christis. Siamo venuti con Massimiliano, parcheggio per ora gratuito, il mare l'avete visto. Adesso, visto che me l'avete chiesto in tanti, vi farò vedere il suo camper. Siamo qui con Massimiliano, grande compagno di avventure, sardo, acquisito. Allora, parlaci un po' di questo camper, visto che tanti ce l'hanno chiesto, che modello è, cos'è? Allora, questo è un Wingham Oasi 540, è un marchio che tanti non conoscono, italiano, che poi è italiano, è motorizzato con un Ducato 2005 TDI del 95. Con 122.000 km. Qui ci abbiamo anche un ragno che ha fatto cosa. Un buon mezzo comunque. Sale sulle salite queste. Sì, dai, in confronto al nonno qualcosina in più ce l'ha, non okay. Tantissima, vabbè. Però i suoi 120 cavalli monoscocca, questo qua. Monoscocca in vetro resina, ah. Monoscocca particolare per via del, tra virgolette, la paura di tutti i camperisti, le infiltrazioni, e il monoscocca è un po' come avere il guscio di una barca girato sopra il furgone. Ok. Poi cosa abbiamo? Presa a gas esterno e acqua esterna, per se vuoi cucinare all'esterno. Sì. Vabbè, classiche frigo, boiler. Qui abbiamo il bombolone. Aspetta, prendo le chiavi, te lo faccio vedere. Va bene. Bombolone del gas invece delle bombole classiche come tu. Bombolone GPL, quindi esatto. Fai il fornimento alla benzinaia. Bravissimo. Porta tutto. Comodo anche per scendere? Sì, come faccio io. Stendino è favoloso. Scaletta per salire se c'è necessità. C'hai i pannelli solari? Due pannelli solari piccolini da 50. Watt l'uno, 55 watt l'uno, 110 totale. E mi dicevi che erano già di serie nel campo. Originale, questo è nato originale così, proprio dalla Wingham quando è uscito dalla casa. Vabbè, Telford, il bagno, quello non lo facciamo vedere. Qua c'è la 220. Presa 220 e carico acqua. Okay. Mentre qui abbiamo le batterie. 2 GM, 100 ampere. Switch che comanda una batteria alla volta. Vabbè, pannelli solari che si collegano e vanno a ricaricarle, bene o male il suo lo fa. L'hai visto anche tu? Sì, bene o male. Entriamo dentro a vedere. Questa l'hai fatta tu? Zanzariera autocostruita. Perché in origine c'erano, c'è una zanzariera che nasce praticamente qui, ha una doppia cerniera e c'è la zanzariera che va imbattuta alla porta e la usi solo quando ti serve, solo che non le fanno più. Ho chiesto anche la Wingham, allora santarrangiati. No. Ci abbiamo provato. Fai da te. Interno in legno, a differenza dei camper più moderni, sicuramente sono più leggeri, però la solidità è diversa. Certo. Cucina da 2,10 m che in un camper è... quello che c'è da dire è questo Oasi 540, si chiama così per il fatto che è lungo 5,40 m questo mezzo. Certo. Quindi è un mezzo comunque compatto. E avere una cucina da 2,10 m su 5,40 m è tanta roba. Sì, sì. Effettivamente. Quindi fuochi, il lavello, piano, due cassetti, classici. Vario stivaggio. Stivaggio. Frigo a compressore, perfetto, come quelli di casa. La differenza del trivalente, il frigo compressore l'ho notato in questi va giorni. Solamente a 12 volts, ma bene o male in un quarto d'ora lui va a temperatura. Poi dinette, che può diventare giustamente un letto matrimoniale,
il tavolo si leva, e quando si leva il tavolo questi praticamente si togli questi qua, e diventa un sotto letto. Qua hai altro stivaggio sia da un lato che dall'altro, per di più scorrono, quindi bene o male uno può decidere. Sono automotive, no? non mi veniva il termine. Qua altri cassetti, questo impianto hai fatto tu, mi dicevi, audio. Ho sistemato le casse frontali, gli ho messo le casse posteriori, ho aggiunto l'illuminazione a LED sia da un lato che dall'altro. Questo è più a uso notturno, adesso non si vede perché ci sono i cuscini. Poi qui c'è il letto basculante. Adesso lo facciamo vedere. Ok, TV. Armadio, altro cassetto, mitica truva, mitica porta bottiglie, comodissimo, sempre della casa, nasceva così. Altro stipetto, qui abbiamo il pannello di comandi che ci dice un po' tutto, quando è in parallelo, giustamente batteria motore, batteria cellula, quanta acqua ci è rimasta, poca, poca. 77 litri sarebbero, ma ne ho la metà in realtà. I gradi che abbiamo interni alla cellula, il frigo che in questo momento non è acceso ma non sta funzionando perché è in temperatura. Sì. Qui comandiamo la luce, qui comandiamo l'acqua. Turbovent classico, che fa sia da aspiratore che da ventilatore, in base a quello che ti serve quando cucina. Certo. Lo metti come aspiratore, se no come ventilatore. Qua c'è il bagno. Bagno abbastanza comodo, perché comunque parliamo sempre di un 5,40 m. Che quindi... tu hai rifatto, mi dicevi, no? No, io non, non l'ho fatto. Quello... Ah, il vecchio proprietario? L'altro... No, l'altro camper che avevo rifatto. Ah, ok. Questo è uscito allora, così, va bene così. Letto. Ecco. Vabbè, abbiamo la scala, adesso non la tolgo per comodità. Abbiamo un letto matrimoniale di 2 metri più o meno di lunghezza, 2,10 x 135, quindi anche abbastanza comodo. Ho aggiunto i faretti, ho aggiunto le prese USB, perché giustamente ero un mezzo del 95, ancora certe cose non c'erano. Però per essere del 95... No, è ben tenuto, ho avuto due soli proprietari e hanno tenuto bene. Effettivamente, altro blocco per la zona notte. Questo è sempre una sicurezza in più che ho messo io. Ah, vero? Si sa mai. Come ti trovi in questo camper? Benissimo. Effettivamente io personalmente cercavo questo perché è compatto come misure, si parcheggia in uno stallo tranquillamente. Eh sì, come il mio. Normale, sono fuori di 20 cm, ma non però sono neanche avanti. Però potresti andare avanti, ancora un po'. No, sarebbe nel suo stallo, regolare. E poi con il fatto che ha letto basculante e a tutta zona giorno, comodissimo. Sì, sì. L'hai visto in questi giorni? Sì, in due eravamo comodi. Siamo stati sempre di qui e non di più. Sì. Se vuoi dirci quanto gli hai dato, non lo preferisci non dirlo. No, non parliamo di soldi, lasciamo perdere. Però sei contento. Contentissimo. L'importante è questo. Contentissimo. Dai, grande. Diciamo che i prezzi dei camper oggi variano e con la scusa. Adesso vanno di moda un si sono alzati molto, quindi chi si vuole oggi avvicinare a un camper, occhio a quello che fate. Dai. Okay. Come sempre. Dai, non è il mio primo camper, è il terzo, quindi un po' di esperienza ce l'hai, c'è stata. Lo so, grande. Va bene, dai. Oh, adesso ci spostiamo. Sì. E andiamo al mare? Andiamo al mare. Andiamo a Serena Squadra un'altra volta. Dai. E vediamo. Rock, grande. Se cala la tramontana.